attraverso valli e monti, eroico avanza il partigiano per scacciare l'invasore all'istante, non domani. Per scacciare l'invasore all'istante, non domani. Del partigiano, giù dai monti a val delle schiere, sotto il fuoco avanti va. Giù dai monti a val delle schiere, sotto il fuoco avanti va. Partigian bandiera al vento, sempre uniti noi saremo. Partigiani all'assalto, alla conquista del terreno. Partigiani all'assalto, alla conquista del terreno. I nemici e i traditori saranno scacciati con l'acciar, e il clamor della vittoria varcherà le Alpi e il mare. E il clamor della vittoria varcherà le Alpi e il mare. Combattiamo per vendicare tante infamie e atrocità. Combattiamo perché l'Italia viva in pace e libertà. Combattiamo perché l'Italia viva in pace e libertà. Combattiamo perché l'Italia viva in pace e libertà. Procediamo ora al deposito di una corona d'alloro alla lapide che ricorda i 23 fucilati di quella tragica mattina dell'11 febbraio 1945. Buongiorno a tutti e benvenuti, bentrovati in questa sede che ogni anno ci vede presenti per ricordare il sacrificio di questi 23 ragazzi fucilati presso queste mura la mattina appunto dell'11 febbraio 1945. Siamo qui non perché siamo, diciamo, i pasdaran delle cerimonie o delle lapidi, ma perché vogliamo ricordare. Ricordare vuol dire avere qualcosa dentro che continuamente ci sprona ad essere coscienti, ad essere cittadini, a ricordare appunto che siamo cittadini perché qualcuno prima di noi ha lottato e ha lasciato la propria vita proprio per darci un'Italia libera, democratica e solidale soprattutto. E in questi momenti che noi ricordiamo non solo il sacrificio, ma tutta la vicenda che una legge chiama complessa vicenda del Friuli orientale, che ha visto le nostre terre squassate da avvenimenti che non hanno avuto luogo in nessun'altra parte. E a distanza di tantissimi anni noi siamo qui per ricostruire, per riannodare quei figli che la storia aveva tranquillamente tracciato e che faceva di queste terre una continua espansione di intrecci, di culture, di usi, di tradizioni e soprattutto di pacifica convivenza. Possiamo guardare con tranquillità, ma anche e soprattutto con rispetto a quanto è successo. E rispettiamo tutti i protagonisti di quelle tragiche vicende, ma da essi ciascuno di noi deve trarre
il motivo per essere qui presente e per professare la sua fede di democrazia, di libertà e di solidarietà, come ci dice la nostra Costituzione, che chiaramente noi intendiamo nata da quelli che sono stati i grandi valori, i grandi principi della lotta di resistenza. Nel dare inizio a questa cerimonia, che io vi ringrazio a tutti di essere presente, ma mi corre l'obbligo di ringraziare il Comune di Udine, soprattutto voi avete visto che la lapide è quasi rinnovata. Purtroppo durante la settimana qualche cretino, io credo, ha cercato di imbrattarla, ma è ritornata nuova, immediatamente più nuova di prima, per ricordare che gli stupidi non fanno parte di questa società, indubbiamente. Ma siamo qui appunto e ringraziamo innanzitutto il Comune di Udine che ha provveduto in maniera eccellente a ripristinare il tutto. Ringraziamo i presenti, cioè il Presidente del Consiglio regionale, l'architetto Zanin, il professor Unz, il portiere regionale, il questore di Udine, i due sacerdoti, i due protagonisti che poi porteranno il loro saluto, il loro contributo, il pastore Valdese e il sacerdote cattolico. E mi corre l'obbligo anche di ricordare coloro che hanno mandato due righe di partecipazione e di adesione a questa manifestazione: il presidente della giunta regionale, il generale della regione Carabinieri Udine, il comandante della brigata Giulia e il commissario diciamo straordinario del comune di Cavasso. Noi ricordiamo che Cavasso è uno dei comuni che ha dato più morti, sono molti i ragazzi che erano di Cavasso che sono iscritti in quella lapide. Quindi grazie a voi e io do subito la parola al Comune di Udine. Non è presente il sindaco per motivi chiaramente legati alla salute, pieno di tosse, ma il Comune di Udine è qui ottimamente rappresentato dall'assessore Cigolotti. Grazie Presidente, autorità, signore e signori, è chiaro che c'è sempre molta emozione e molta commozione. Siamo in tanti qui, permettetemi di salutare anche il sindaco di Tramonti, ecco, che è qui presente, il vice sindaco di Butrio, con la fascia, siamo qui con la fascia, e con il gonfalone. Il gonfalone ci ha preso una medaglia d'oro, quella medaglia d'oro lì, è una medaglia d'oro che è stata attribuita alla città di Udine e a tutto il Friuli per dei motivi molto particolari. Io questa mattina sono andato a trovare fuori le motivazioni di questa medaglia d'oro assegnata al popolo friulano dopo l'8 settembre del 43 per tutto quello che fece. E furono tante tante le iniziative, i sacrifici, le lotte che il popolo friulano compì in quel periodo, con 2600 morti, 1600 feriti, 7000 deportati, 20000 perseguitati. Sono cifre davvero incredibili di quella che è stata la vicenda che tra il settembre del 43 e il maggio del 45 si compì e visse in questo nostro territorio la nostra popolazione, le nostre famiglie, i nostri nonni, i nostri genitori. Pagine drammatiche di storia che poi si uniscono, qui davanti a me il presidente dell'ANEL Ballestra, i drammi delle deportazioni, quello che è successo alle persone che furono prelevate da casa e furono portate nei carri e trasportate ad Dachau, eccetera. Quindi pagine di storia che si compirono 70-80 anni fa e che noi siamo qui a ricordare. Ecco, qualche giorno fa la senatrice Segre a un certo punto espresse questa preoccupazione: adesso che non ci siamo più noi, che possiamo dare testimonianza diretta di queste vicende, che cosa succederà? Probabilmente le vicende della Shoah, della catastrofe, rimarranno una riga sui libri di storia. E l'altro giorno eravamo anche, e io qui la saluto con tanto affetto, con la professoressa Paola del Dir Cardielli a ricordare i ragazzi ieri mattina e anche qualche giorno prima al Palamostre, questi drammi, e c'era questa preoccupazione che poi nient'altro di diverso di quello che ieri alcune testimonianze di esuli, il signor questore era con me al Palamostre, hanno portato. Noi abbiamo vissuto il dramma dell'esodo e della
del fatto di lasciare tutte le nostre case. E quindi quando non ci saremo più noi, cosa succederà? C'è questa preoccupazione che queste pagine di vita e di storia rimangano lì. E allora, se c'è questa frattura generazionale, ecco, io ho pensato un po' a quello che ha fatto il Comune in questi anni, ecco, è quello, lo sforzo di riportare al centro della nostra vita, ma direi anche del nostro orizzonte visivo fisico, quella che è stata quella pagina di storia lì. E allora le pietre d'inciampo le troviamo lungo il nostro percorso, ce n'è 27 in tante vie, in tante piazze della nostra città. C'è un bellissimo monumento, quello di Piazzale 26 Luglio, di Gino Valle, estremamente simbolico, significativo. Stamattina sono passato davanti e vedevo quant'era, come dire, simile a questo nostro orizzonte geografico, questo grande cerchio con l'anfiteatro delle montagne, le piante e dall'altra parte l'acqua e gli uccelli che rappresentano la nostra pianura e il mare. E poi questo quadrilatero che viene innalzato dai piloni della lotta partigiana, che toglie questa cappa, questo perimetro così drammatico di oppressione, di chiusura. Ecco, rivivere questi momenti nella vita quotidiana e vederli, renderli percettibili, secondo me è qualcosa di molto importante. Però dobbiamo fare anche lo sforzo maggiore di ricordare ai giovani, attraverso le varie iniziative che possiamo promuovere con le istituzioni scolastiche, con le associazioni benemerite che sono qui rappresentate, ecco, queste pagine di storia, perché vengano vissute, ma non perché ci siano più pericoli della democrazia, della libertà. Io credo che ormai siano valori acquisiti all'interno della nostra nazione, del nostro popolo, però quello che serve è che vengano ad essere elementi costitutivi di quella coscienza morale che dobbiamo avere come cittadini. Noi facciamo parte di una comunità, abbiamo delle responsabilità verso gli altri, abbiamo delle responsabilità verso quelli che ci hanno portato a vivere questa dimensione di pace e di libertà. E un popolo, se non coltiva la sua storia, purtroppo è destinato a sparire, perché sono quelli gli elementi che consolidano quelle che sono le radici della convivenza civile. Perciò è importante partecipare a queste manifestazioni, essere presenti, condividerle e praticarle anche nel corso della vita quotidiana. Ecco, io vi posso dire come esperienza personale che mi sento molto più ricco, molto più soddisfatto, ma anche intimamente convinto di aver fatto la cosa giusta quando posso partecipare a queste cerimonie, quando posso vedere dei giovani, come qui abbiamo una giovane dottoressa che ha creduto di impegnarsi per portare la propria testimonianza. Ecco, ritrovare questo spirito per me è una cosa che mi dà estremamente soddisfazione, mi stimola, e come amministrazione, e qui concludo, siamo impegnati a sostenere questo processo in tutte le nostre forme, anche all'interno della dialettica democratica che unisce maggioranza e opposizione. Sono delle cose che bellissime queste, che ci devono stimolare ad essere positivi e proattivi per la costruzione di questo futuro che vogliamo sempre migliore. È chiaro che va tenuta alta la guardia, perché chi andava mai a pensare che nel cuore del continente succedesse una guerra? Abbiamo una guerra drammatica. Ecco, questi sono i momenti in cui appunto la nostra coscienza, frutto delle esperienze e del sacrificio delle persone che anche oggi noi ricordiamo, ha modo di essere messa alla prova e di rispondere. Io credo che Udine sta rispondendo positivamente. Grazie Assessore, mi sento di ringraziarla in modo particolare, perché lei segna un punto a favore degli amministratori pubblici, degli amministratori, dei sindaci friulani, rispetto al farneticante discorso del sindaco di Trieste che ieri ho sentito direttamente davanti al monumento alle foibe. Era una precisazione che andava fatta, perché certe cose, se siamo qui per andare avanti, certamente non abbiamo bisogno di invettive. Continuiamo con l'intervento dell'architetto Pier Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Grazie, buongiorno a tutti. Voglio che a questo breve cenno di saluto sia associato il consigliere regionale Furi Onsen, con il quale abbiamo trascorso questi ultimi 5 anni in Consiglio regionale. Innanzitutto un ringraziamento all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, al suo presidente Nino Spangaro,
all'Associazione Partigiani Osopo, al suo presidente Roberto Volpetti, per aver organizzato questo momento che vedo con grande piacere, molto partecipato, molto sentito. Io credo che sia la terza o la quarta volta che nel corso del mio ufficio di presidente vengo qui a portare la testimonianza, la solidarietà, la riflessione, ecco, del Consiglio regionale. Allora, la prima riflessione, riprendendo le parole del presidente Spanghero, è che il segnale che noi dobbiamo dare, il messaggio, è quello della riconciliazione. Bene oggi fa Ampi, Apo, insieme a organizzare questa cosa, perché tutto quello che divide, tutto quello che allontana, tutto quello che contrappone crea conflitto, conflitto tra le persone, conflitto tra le comunità, tra le nazioni, e si arriva alla guerra in un lampo. Quindi anch'io, rispetto a una responsabilità che guarda al passato e cerca nel passato il vantaggio millimetrico della propria posizione rispetto all'altro, credo che sia un dovere etico, morale, assumere una distanza rispetto a questa contrapposizione, perché non va sottovalutata e perché rischia di allontanare quell'obiettivo che la canzone del coro declamava: combattiamo perché l'Italia viva in pace e libertà. Combattere vuol dire superare l'egoismo proprio, superare le proprie convinzioni ideologiche, aprirsi al prossimo e cercare di comprendere, pur nelle posizioni dei singoli, comprendere l'altro. Questo è il passaggio che dà onore a chi ha combattuto per la pace e per la libertà. Quindi su questo credo che gli amministratori che vedo qui presenti, e tutti voi, e chi ha responsabilità, deve porre sempre estrema attenzione, perché c'è un imperativo categorico che fa sì che la serietà dell'approccio rispetto a avvenimenti drammatici come quelli del secolo breve e della parte finale della Seconda Guerra Mondiale hanno il diritto di avere il rispetto di noi che siamo venuti dopo, che possiamo parlare perché coloro che si sacrificarono ci hanno consentito di parlare. Allora, quando parliamo, cerchiamo di onorare quei caduti e tenere un atteggiamento, pur nelle singole posizioni che vanno difese, ma sempre senza alimentare scontri per recuperare magari qualche consenso personale. La seconda cosa che voglio dire è che oggi qui noi testimoniamo il sacrificio di questi giovani, di questi sventurati ragazzi che per un anelito intimo, prima che razionale, hanno sacrificato la vita. Cioè qui, su questa lapide, per le giovani generazioni, c'è un monito preciso, chiaro, indelebile, scolpito nella storia. E il monito è che la vita, vale meno della libertà, vale meno della possibilità e della capacità di sentirsi liberi, perché questi giovani l'hanno sacrificata per questo. Quindi questi giovani hanno messo il bene personale, individuale, più grande che c'è, al servizio di un bene collettivo, di popolo, di comunità, che è quello della libertà e dell'esigenza della democrazia. Ed è una cosa non razionale e insita. L'uomo nasce libero, non può essere che si pensi che qualche uomo immagini, che qualche filosofo scriva, che qualche demagogo esalti, non si può portare la libertà. Viene fuori, è come la pianta che buca l'asfalto. Allora noi siamo qui a testimoniare alle nuove generazioni questo messaggio, questo valore. E devo dire che
registro la partecipazione nutrita rispetto agli anni passati di oggi, perché credo che intimamente si senta la necessità, per quello che succede nel mondo, specialmente negli ultimi anni, di testimoniare questa libertà. Credo che voi siete qui perché siete stati spinti da una tensione rispetto a quello che è successo in questi anni: pandemia, guerra, economia, tutto quello che sta succedendo. Credo che vi stia toccando intimamente sulla concezione propria della libertà, e quando viene coartata questa concezione la gente scende in piazza, si sente mobilitata. Chi partecipa a una commemorazione, chi scrive un libro, chi scrive un articolo, chi fa un intervento, cioè si sente, ci siamo, perché è naturale. Poi ognuno con la propria capacità, questi fino al sacrificio della vita. La medaglia d'oro Paola Del Din, con l'impegno durato non solo nel periodo della resistenza, ma fino a oggi, di testimoniare quei valori a 100 anni quasi. Testimone vivente, voglio dire, di una che è stata salvata. Anche lei ha messo la propria vita dopo la libertà. Loro sono stati, possiamo dire, sfortunati, nel senso che sono stati annientati dall'orrore, dalla violenza. La Paola Del Din, ringraziando il cielo, ci è stata preservata perché testimoni quei valori con la sua persona, con la sua presenza. Concludo dicendo che la democrazia non deve aver paura dell'autoritarismo, della violenza. È più forte perché ci è stata consegnata da questo sacrificio. In queste settimane siamo qui a ricordare, per fare non solo memoria, ma per tracciare una prospettiva delle cose che l'animo umano non può concepire, eppure ha fatto. La domanda è: come mai? La Shoah. Nel messaggio al Consiglio regionale, la senatrice a vita Liana Segre ha scritto, tra le altre cose: a 5 anni io mi trovai fuori, messa fuori dalla scuola elementare che frequentavo, che stavo frequentando nel primo anno, per le leggi razziali emanate a Trieste dal fascismo, senza sapere perché. Cioè non avevo fatto niente, non avevo una responsabilità, a 5-6 anni non si hanno, non avevo fatto qualcosa di male, ero messa fuori, ero punita per qualcosa che non avevo fatto io, ma che io rappresentavo come razza. C'è la responsabilità non più personale, ma la responsabilità collettiva, che deve essere fatta pagare a un intero popolo. Questa è stata la Shoah, un orrore indescrivibile. E poi ieri a Basovizza, altro orrore, ricordato sempre anche della stessa Segre, nel quale, come dice Monsignor Santin, vescovo di Trieste, che ha fatto la preghiera per le foibe, ha definito quelle foibe un calvario rivolto con la punta in giù. E oggi siamo qui a testimoniare la solidarietà, la vicinanza, il ricordo, che diventa ricordo vero nella misura in cui noi non perdiamo, pur nell'agiatezza, pur nella condivisione, che immaginiamo che alcuni valori siano stati raggiunti, la libertà, la democrazia, non è vero, perché la vostra partecipazione lo testimonia. Ecco, siamo qui a testimoniare la gratitudine, perché hanno avuto da giovanissimi il coraggio di anteporre il bene personale, la propria vita, a un bene collettivo, che è la libertà e la democrazia, di cui oggi tutti noi possiamo usufruire. Grazie ancora. Grazie Presidente. E prima di lasciare la parola a Don Segatto e al pastore valdese Peter Ciaccio, ci sentiamo ancora un brano dal coro popolare della Resistenza. Una tela di un sol color, emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti a fronte libera.
popoli, combattenti al fronte liberatore, senza te maner impianto la più ardita gioventù, ha lasciato città e paesi per combattere lassù, ha lasciato città e paesi per combattere lassù. Al richiamo del vessillo, pur la donna rispose sì, fiera e forte, umana sempre, combatte e cura la notte e il dì. Fiera e forte, umana sempre, combatte e cura la notte e il dì. Tutti uniti, tutti fratelli, là sul fronte liberator, combattiamo con l'arma e il pugno contro il barbaro oppressor. Combattiamo con l'arma e il pugno contro il barbaro oppressor. Un vessillo in alto sventola, una tela di un sol color. Ricorda il sangue dei tuoi fratelli, caduti a fronte liberator. Ricorda il sangue dei tuoi fratelli, caduti a fronte liberator. Diamo la parola ora a Peter Ciaccio, pastore Valdese. Grande emozione vi parlo, vi ringrazio per l'invito e ho scelto di condividere con voi due versetti del Vangelo di Marco in cui Gesù dice: il regno di Dio è simile a un granello di senape, il quale quando lo si è seminato in terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma quando è seminato cresce e diventa più grande di tutti gli ortaggi e fa dei rami tanto grandi che all'ombra loro possono ripararsi gli uccelli del cielo. Oggi commemoriamo il martirio di 23 partigiani, patrioti, fucilati in questo luogo, davanti alla città dei morti, come quasi a risparmiare tempo, come a suggellare che la loro vita era considerata una profanazione del mondo dei vivi. A cosa serviva la vita di questi 23 uomini? Agli occhi di chi li aveva imprigionati prima e fucilati poi, dovevano sembrare delle vite inutili. E ancora oggi una delle caratteristiche dei fascisti, di cui i nazisti erano figli prediletti, è di non accettare la realtà delle cose, di rifiutarla. È nell'indole dell'essere umano la volontà di cambiare le cose, ma per cambiarle le devi capire, accogliere e considerare. Ma il punto di vista particolare dei fascisti invece è quello di rifiutare ciò che non accettano. Tu sei fuori dal mio piano, pertanto o sparisci dalla mia vista o ti schiaccio. E di fronte a questo modo di vedere le cose, cos'è una vita umana? Cosa sono 23 vite? Cosa sono milioni di vite? A volte parliamo di odio quando riflettiamo su queste tragedie, ma non si tratta solo di odio, si tratta proprio di disprezzo. Tu non vali. I due versetti che ho scelto di condividere con voi oggi e che dedico alla memoria di questi 23 partigiani, con un pensiero particolare a Luciano Pradolin, partigiano Goffredo di confessione valdese, questi due versetti ci parlano dell'errore del disprezzo. Quanto vale un granello di senape di fronte ai nostri grandi monumenti?
cos'è un granello di senape in paragone alle nostre vite, alle nostre ambizioni? Niente, è solo un granello di senape. Seminato a terra, però, diventa un albero grande e alla sua ombra trovano riparo gli uccelli del cielo. E queste vite disprezzate sono state quel granello di senape che nel tempo è cresciuto e ha dato rifugio e conforto a molti, a noi che siamo qui oggi. Gli alberi, come sapete, sono quasi tutti un po' storti, ma sono perfetti nella loro imperfezione. Ed ecco la società che questi 23 partigiani hanno lottato per costruire, una società con le radici antifasciste, una società che affronta la realtà senza eliminare gli elementi che ci piacciono di meno. Questa società imperfetta è il dono che abbiamo ricevuto da questi 23 partigiani. Loro hanno fatto la loro parte. Non volevano certamente morire. Avevano quasi tutti la metà degli anni che io oggi. Sognavano una famiglia, dei figli. Io ho una famiglia, dei figli. Ma loro erano pronti a rischiare le conseguenze per aver voluto anzitutto che le generazioni successive potessero essere libere dalla follia criminale fascista, come abbiamo appena sentito, no? Sì, io voglio dei figli, ma se i miei figli non sono liberi, perché li metto al mondo? E ora sta a noi fare la nostra parte, con tutta la difficoltà che c'è nel capire nel presente ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Oggi noi abbiamo gioco facile a dire che le scelte di questi 23 uomini sono state giuste, ma nel presente loro l'hanno capito. Loro hanno capito nel presente cos'era giusto, seppero leggerlo quel presente e fecero la scelta giusta. Non è facile, ma loro ci dimostrano che non è neanche impossibile. Tocca a noi fare scelte giuste, scelte che possono essere il seme per una società accogliente per tutte, per tutti, per i migranti, i profughi, per i nuovi italiani. Ognuno di voi metta chi, ecco, in questo. Tocca a noi fare le scelte giuste. Queste scelte possono anch'esse essere il seme per una società accogliente, come un albero che accoglie gli uccelli del cielo. Questa riflessione dedico alla memoria di questi 23 semi dell'albero in cui tutti noi oggi troviamo rifugio, e vi invito alla preghiera per chi crede, ovviamente. Il Signore guida le nostre menti, guida i nostri cuori, concedici di fare la scelta giusta nel momento giusto, soprattutto quando si tratta del futuro, del destino del prossimo. Donaci sapienza, donaci guida. Ti siamo grati di queste 23 persone che tu hai illuminato, che hanno saputo fare la scelta giusta e che ci permettono di parlare oggi e anche di rivolgerti questa preghiera. Amen. Ora, Don Luciano Segatto, direttore in Udine dell'Istituto Tomalini. Io sono già stufo, immagino che anche voi siete discorsi, no? Avevo preparato un mio discorsetto scritto a mano perché appartengo alla generazione pre-computer, ce l'ho qui in tasca, però lo lascio stare, perché alcune cose già dette negli interventi precedenti, quindi inutile ripeterci. Io vorrei solo fare questa distinzione. Vedete, un conto è ricordare, un conto fare memoria. Per esempio, se voi leggete il Messaggero Veneto, nella pagina di morti, ci sono a parte i morti, sono tante foto, specie la domenica, dove sono 40 anni dopo il diploma al Cecconi, 50 anni dopo il diploma al Malignani. Sono delle rimpatriate.
si ritrovano ogni tanto, in certe occasioni, parlano del passato, il loro passato scolastico, magari infiocchettandolo, facendolo più bello di quello che era in realtà, e dopo pagano ciascuno alla romana, si dice, la cena, e buonanotte, sono attori, tornano a casa. Ci si vedrà forse fra 5 anni, chissà quando. Questo è ricordare, cioè un fatto avvenuto nel passato, per quanto importante, prima o poi viene lasciato in dissolvenza, abbandonato alla storia, oggetto di ricerche storiche e nulla più. Invece fare memoria vuol dire che un fatto, un avvenimento, è così importante, così decisivo nella storia, che non puoi non riviverlo, non pari pari, perché la storia si evolve, per fortuna, ma vivendo oggi quei valori fondanti di allora. Ecco perché quando i giovani studenti universitari, pochi, fanno queste domande a Tomadini, ce ne sono 250, ma qualcuno ancora pensa, nonostante il computer, mi chiedono, ma quando sarò morto? Quando gli ho detto domani vado a una cerimonia, così, don. Ma quando, dice uno, saranno morti, e speriamo più lungo possibile, quindi 120 anni almeno. così è di esempio per noi, insomma, che siamo mai, come il muflone in Sardegna, noi praticatori stiamo mai scomparendo, quindi da vivere a lungo. Dicevo che, mi dico, e quando sono morti quelli che hanno vissuto, cosa stanno lì a fare i figli, i nipoti? E io ho risposto, sì, continuano, perché quello non è un fatto da ricordare, ma è un fatto di cui fare memoria oggi. E quali sono i valori? Gli ha citato prima colui che ha presentato, non so chi sia, il presidente dell'Ampi, ha accennato anche Zanin, dico bene, Zanin. Esistono dei valori che sono fondanti: libertà, democrazia, solidarietà. Fondanti vuol dire che, Zanin ha detto, è come un albero che ricaccia. Io pensavo all'ulivo, provate a uccidere un ulivo, ci vuole il coraggio, perché rispunta in continuazione. Io uso questa immagine: libertà, democrazia e solidarietà, che sono i valori poi della nostra Costituzione, come è stato ben ricordato e come Mattarella ce lo ricorda in continuazione, sono come palloni gonfi. Prova tu a metterli sotto il pelo dell'acqua, rispuntano continuamente ed è una fatica, non riesci ad affondarli, ma c'è un rischio, basta bucarli. Quindi fare memoria della resistenza, di questi avvenimenti, pur nella drammaticità del momento di allora, vuol dire che oggi dobbiamo lottare, perché di lotta si tratta, perché libertà, democrazia e solidarietà siano valori fondanti ancora di questa nostra società, che è stata scritta in precisi aspetti sul sangue di queste persone. E questo, e finisco, significa anche avere il coraggio nell'oggi di reinterpretare la loro scelta di parte. Se sono partigiani è perché sono andati da una parte, contro chi? Contro l'avversore, evidentemente, e con tutte le sbagliature del fenomeno della resistenza, però c'è stata una scelta fatta sapendo quello che facevano e volendolo fare a costo della vita, che diceva prima Zanin, a volte è inferiore alla libertà. Ebbene, nell'oggi quei valori di libertà, democrazia e solidarietà possono essere garantiti se noi continuiamo a lottare schierandoci dalla parte dell'aggressore, ma non per fare la guerra, a volte è necessaria per arrivare alla pace, ma soprattutto per tentare trattative vere sul piano diplomatico. E quando dico vere vuol dire sgombre da interessi subdoli di carattere solo economico e finanziario. Grazie, grazie infinite a Don Luciano Segato. Ed ora la parola all'oratore, all'oratrice ufficiale, che è Doriana Armenise dell'Unione degli Universitari dell'Università di.
autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni partigiane, parenti delle vittime che oggi siamo qui a ricordare, cittadina antifascista. Buongiorno. Come hanno detto quelli che hanno parlato prima di me, nella giornata di oggi, 11 febbraio, siamo qui insieme per celebrare la memoria di 23 partigiani, Bosovani e Garibaldini, che qui furono fucilati 78 anni fa come punizione per l'eroico assalto alle carceri di Via Spalato di qualche giorno prima, il 7 febbraio 1945, che secondo le testimonianze storiche permise la liberazione di 33 prigionieri. Più della metà di coloro che furono vittime di questo eccidio nazifascista erano anagraficamente più giovani di me. Non avevano neppure compiuto 25 anni. Ragazzi, Bosovani e Garibaldini, uniti dagli stessi ideali su cui costruire un futuro permeato di democrazia e libertà. Seppure nella loro giovinezza, le lettere che hanno scritto prima di morire trasudano estrema maturità e consapevolezza. Tra queste abbiamo avuto modo di leggere quella di Luciano Pradolin, nome di battaglia Goffredo, che nell'ultimo saluto alla mamma le chiede di pensare con orgoglio a lui, perché pagando con la sua vita sta compiendo l'ultimo sacrificio per la patria, per i santi ideali della verità, della libertà e della civiltà. Ideali che hanno visto il loro compimento nel più concreto strumento di democrazia che possediamo, la nostra Costituzione. Un'altra figura protagonista della resistenza friulana che vorrei ricordare e che sento a me vicina per la professione è Aulo Magrini, nome di battaglia Arturo, medaglia d'argento al valore militare alla memoria, soprannominato il medico dei poveri per la sua estrema disponibilità. A contatto quotidiano con una realtà misera e precaria, studia e introduce una specie di mutuo sanitario, rese possibile ricevere le cure mediche per l'arco di un anno tramite l'acquisto a basso costo di una tessera sanitaria, ovviando così alle spese a cui i malati sono sottoposti. Fu ucciso dal fuoco nemico il 15 luglio 1944 presso il ponte di Noiaris di Sutrio durante il tentativo di impedire a circa 150 tedeschi di dirigersi verso il passo di Monte Croce Carnico. Nel combattimento persero la vita altri due compagni, Hermes Solari, anche lui garibaldino, e lo sovano Vittoriolino. Arturo, in una lettera alla moglie Margherita, scriveva: «Ho creduto e credo fermamente in una società migliore e in un miglior prossimo avvenire di questa umanità. Non credo possibile né posso in questo momento rifuggire dalla responsabilità e dai doveri che me ne derivano. Non è questa che la ferma e calma decisione che chiunque nelle sue modeste condizioni voglia considerarsi degno del nome di uomo deve prendere per sé e soprattutto per i propri figli. E per tutti loro e per chi come loro è morto per la verità, per la libertà, per la civiltà, che dobbiamo ricordarci cosa è l'umanità. Dobbiamo farlo per evitare che si instaurino nuovi individualismi che vadano a minare celatamente le fondamenta legislative del nostro paese, rischiando di vanificare l'ultimo sacrificio che molte partigiane hanno compiuto per tutti noi. Parlando di umanità, non possiamo quindi sorvolare su quanto sta accadendo ai giorni nostri. Il caso dell'anarchico Cospito, ad esempio, che non giustifichiamo per i delitti da lui commessi, ma che si configura come un caso politico prima ancora che giudiziario. Ma quali i collegamenti con il ricordo dei partigiani che qui commemoriamo? I ragazzi che trovarono la morte qui lottavano per un paese libero, moderno e che non dimenticasse gli insegnamenti delle molte pensatore che hanno fatto grande l'Italia. Lo stesso paese in cui Beccaria nel 1764 scriveva dei delitti e delle pene, ragionando su una pena proporzionata al delitto commesso dal reo e ripudiando l'idea di una pena che sia mera violenza di uno o di molti contro un privato cittadino. Un interrogativo che ci poniamo è come faccia a non essere violenta una pena che vede la persona, per sua natura animale sociale, costretta in isolamento continuo per anni, con 2 ore al giorno ora d'aria in isolamento ed un colloquio al mese della durata di un'ora con le familiari senza poter da questo ricevere un semplice abbraccio. In un paese che ha visto la Commissione Antimafia proporre un'alternativa al carcere duro del 41 bis, ci chiediamo come sia possibile che il guardasigilli non abbia preso in considerazione un'esecuzione della pena più consona. La lotta della resistenza non è finita nel 1945, ma continua a vivere nella nostra Costituzione, anche nell'articolo 27,3. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Dobbiamo ricordarci cos'è l'umanità per evitare che altre persone continuino a venire uccise in guerre, sempre ingiuste. Come nuova generazione che qui guerre non ha vissute in prima persona,
Vogliamo portare avanti un pensiero pacifista, convinte che la nostra soluzione e la soluzione di tutti a dispute internazionali non sia l'utilizzo della violenza. Crediamo nell'autodeterminazione dei popoli e non vogliamo un mondo in cui si creino equilibri forzati grazie alle prove di forza e alle minacce armate. L'unica via che si dovrebbe seguire è quella della pace e della diplomazia. Secondo le indicazioni della NATO, gli stati membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero impiegare almeno il 2% del prodotto interno lordo per spese militari. Al momento l'Italia non è tra gli 8 stati che hanno speso più del 2% del PIL per la difesa, ma ciò che ci preoccupa è che si sta andando in quella direzione. Nel 2028 è previsto che i fondi destinati agli armamenti ammontino a 38 miliardi di euro, a fronte di una spesa di circa 26 miliardi nel 2022. Quello che fa più specie è che se da un lato aumentano le spese militari, nel documento economico finanziario del 2022 si tagliano invece i fondi a scuola e istruzione. Nello specifico, la spesa per l'istruzione nel 2025 scenderà al 3,5% del PIL, calo drastico rispetto al 4% del 2020 e anche rispetto al 3,6% del 2015, senza considerare che negli altri paesi europei nel 2019 la media era del 4,7% del PIL dell'Unione, con alcuni paesi che sfioravano addirittura il 6%. Le prospettive future di un paese si fondano sulla formazione giovanile e sull'aggiornamento in età più matura. Investire nell'istruzione, in un'istruzione pubblica, laica, gratuita e realmente democratica, significa contrastare le diseguaglianze sociali, per le quali purtroppo siamo al primo posto in Europa. Investire in istruzione significa costruire il futuro. La storia ci insegna che i diritti non sono conquistati per sempre. E per questo, quando parliamo di istruzione, non possiamo fare a meno di pensare a paesi come l'Iran e l'Afghanistan. Durante l'anno appena terminato, come in quelli che l'hanno preceduto, abbiamo assistito a numerose violazioni della libertà di studio, di insegnamento e di ricerca. In Iran le università vengono tradizionalmente considerate terreno fertile per il dissenso e le autorità applicano una sistematica politica di tolleranza zero nei confronti delle voci dissidenti, espellendo, arrestando, torturando e condannando studenti e docenti solo a causa delle loro idee o del sostegno dato a oppositori politici. Non molto diversamente in Afghanistan, il regime talebano ha imposto l'interruzione a tempo indeterminato dell'istruzione universitaria per le donne, costringendo il paese a vivere una crisi dei diritti umani sempre più profonda, aggravata da importanti arretramenti dei diritti delle donne, dalle rappresaglie contro oppositori politiche e critiche, dagli attacchi alle minoranze, tra cui Hazara Shia, e dalla repressione dei media. Situazioni gravissime che impediscono alle università di garantire quell'ambiente conforme agli ideali di libertà e di autonomia individuale che è il loro valore fondante e che da studente e da cittadine ci toccano direttamente. Come Unione degli Universitari di Udine non siamo quindi potute rimanere in silenzio e attraverso il Consiglio delle Studenti dell'Università di Udine abbiamo portato ad approvare in Senato Accademico una mozione in solidarietà e supporto alla libertà accademica della comunità studentesca in Iran, chiedendo all'Ateneo che si esprimesse con netto dissenso e che si prevedesse l'istituzione di numero di borse di studio volte all'ingresso in Italia della comunità studentesca delle ricercatori che non hanno più la possibilità di continuare gli studi nel proprio paese. Sappiamo che è solo una piccolezza rispetto alla gravità di quello che le studenti iraniane ed afghan stanno vivendo, ma pensiamo che sia necessario da parte di tutti, istituzioni comprese, esprimere la più ampia solidarietà. La resistenza partigiana a noi ha permesso di crescere in un paese libero, in un sistema democratico che vorrebbe permetterci di vivere libero. Resistenza oggi per noi significa far vivere la Costituzione e applicarla davvero. Significa costruire spazi di democrazia e partecipazione nelle città e nelle periferie. Significa ascoltare e dare spazio a chi lotta per i propri diritti. Su questo è evidente che c'è ancora tanto da fare. La resistenza, quindi, non è finita. Serve farla vivere nelle lotte di ogni giorno, assieme. Per la pace, per la giustizia sociale, per l'uguaglianza, ora è sempre resistenza. I relatori che sono intervenuti, senz'altro, ma anche coloro che ci hanno mandato la loro scheda di adesione, e i sindaci, i numerosi sindaci che sono qui presenti e che logicamente rappresentano la presenza attuale dell'architettura della nostra Costituzione. Ringrazio le rappresentanze partigiane che qui presenti, logicamente, e i medalieri della Osotto e della Garibaldi in Antisone.
E un giorno riprendendo, io ringrazio soprattutto Doriana per il discorso giovane che ha fatto, giovane scultore, e Doriana sinceramente raccogliendo l'invito di Don Segato ha fatto memoria, perché noi intendiamo effettivamente fare memoria, ma non solo l'11 di febbraio qui oggi, lo facciamo il 25 aprile, il 2 giugno, il 25 luglio, lo facciamo ogni giorno, perché le nostre associazioni vivono per questo, perché di quanto è successo si faccia memoria e si viva in una società possibilmente, chiaramente come ci viene insegnato dalla storia, più democratica, più libera e soprattutto più solidale. Buona giornata a tutti quanti. Ciao. E ci vediamo il 25 aprile.